Nelle prossime serate parleremo del libro dell'Apocalisse. Ed è un libro meraviglioso che troviamo nella Bibbia. E sapete ci sono delle persone che credono che questo libro non dovrebbe essere incluso nella Bibbia. Altri ancora dicono che è un libro che non si può capire. Is a Ma sapete, la Bibbia ha un equilibrio perfetto. E senza il libro dell'Apocalisse, la Bibbia non sarebbe completa. Parleremo delle sette chiese dell'Apocalisse nei primi capitoli del libro dell'Apocalisse. Ma prima di parlare delle Chiese, parliamo un po' della struttura del Libro dell'Apocalisse. You know alcune Chiese dicono che il Libro dell'Apocalisse è un libro chiuso, incompressibile. E alcune hanno even gone so far as to say that we ed alcune chiese hanno addirittura detto che eh, non dovremmo leggere il libro dell'Apocalisse. Però nel versetto 3 del capitolo 1 leggiamo that Beato chi legge And they that hear the words of the e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia And keep the that are there. e servano le cose che vi sono scritte For the time is at hand. perché il tempo è vicino. E come può uno osservare qualcosa se non sa che cosa dice? E perché dovremmo rinunciare alla benedizione che ci è promessa quando leggiamo il libro? E quindi i primi versetti del libro dell'Apocalisse ci dicono che tutte queste teorie non sono vere. Like Bible, come tutti gli altri libri nella Bibbia, like others, il libro dell'Apocalisse, come tutti gli altri libri, parla di Gesù. Yes, it has ed è vero che ha delle narrative eh, terribili ed ha delle, ed ha delle profezie complesse e se voi separate queste narrative da Gesù Cristo allora passate a un lato al punto centrale del libro dell'Apocalisse sapete Gesù parlò eh, della Bibbia, delle scritture And he said, These are they that of me. Ed egli disse che esse sono quelle che testimoniano di me. And so the book of must also of Jesus e quindi il libro dell'Apocalisse deve dare anche lui testimonianza di Gesù Cristo. Now, e quindi la cosa meravigliosa del libro dell'Apocalisse è che ha una struttura. And we'll talk about that in a e parleremo di questa struttura in un momento. Then it has e poi ha delle strutture dentro queste strutture. And in the very first we have an e nel primo capitolo abbiamo una struttura che viene chiamata Epanados. This is where the Old books, ed è dove il profeta cita uh, certi libri dell'Antico Testamento in, a very sequence, in una sequenza molto specifica so to bring out a point. per portare alla luce un punto specifico quindi nel primo capitolo per esempio egli cita dal libro di Isaia come il suo primo come la prima citazione in questa struttura e la sua ultima citazione sarà anche dal libro di Isaia. The second one from the book of la seconda citazione è dal libro di Daniele the last one from the book of Daniel. e la penultima ci arriva anche dal libro di Daniele. The e la terza è dal libro di Zaccaria. Back, e la terzultima viene anche dal libro di Zaccaria. E nella parte centrale egli cita Isaia due volte. So e quindi la struttura è, va verso il centro. And we want to ask what does the say? E allora ci poniamo la domanda, ma che cosa dice lì nel centro di questa struttura? There are two there in 1, and 1, ci sono due frasi lì, in Apocalisse 1.8 e Apocalisse 1.11. E queste sono le grandi frasi dove Gesù dice io sono. From the book of e sono tratte dal libro di Isaia. Quindi, nella struttura stessa, troviamo l'insegnamento che Gesù Cristo è il grande Io Sono. He is the Egli è il testimone. His word is a sharp sword. La Sua parola è una spada affilata. He is the Egli è il sacerdote. He will come with the Egli verrà sulle nuvole. Sono quelli che Him, he was Ed ecco coloro che l'hanno trafitto, lui fu trafitto And the high who walks the Ed egli è il Sommo Sacerdote che cammina in mezzo al, ai candelabri who is he? Ma chi è lui? He is the great I am. È il Grande Io Sono Do you know that today that is the most in the world. E sapete che dei nostri tempi questa verità è la verità più attaccata nel mondo. Minds if Jesus is just per nessuno è un problema se Gesù è un altro profeta, But if he is God, then there is a però se lui è Dio, allora c'è un problema. Perché, che cosa succede con tutte le altre religioni? Then they have to play to Jesus Devono assumere un ruolo di seconda importanza quando vengono paragonate con Gesù Cristo. E questo so non è più tollerabile nel mondo nel quale viviamo oggigiorno. Revelation 1, 8-10. Apocalisse 1 versetti 8 a 10 Egli dice io sono l'Alfa e l'Omega Il principio e la fine Lord, Dice il Signore which is, Che è which was, Che era come, E che ha da venire L'Onnipotente Now who is that? Ma chi è questa persona? Who is the one who was, chi è colui che era, era is to come, e che ha devenire? e che è? That's only Jesus è solamente Gesù Cristo. So here he is as the e qui lui viene identificato come l'Onnipotente. E questo è libro e questo pensiero è centrale al libro dell'Apocalisse. So e vorrei dirvi che tutte le guerre in questo mondo, in ultima istanza, hanno una base religiosa. E lo scopo ultimo, finale di tutto questo conflitto nel pianeta, è di rimuovere a Gesù Cristo da quel trono sul quale è seduto e di rabbassarlo al livello di tutti gli altri fondatori delle religioni nel mondo. E il conflitto finale concerne ognuno di noi. Accetteremo la sovranità e la divinità di Gesù Cristo oppure no? And how do you e com'è che si riconosce la divinità, la sovranità di una persona? Obedendo questa persona. By only them. Adorando solamente questa persona. That's how you the deity and the Ed è in questo modo che uno riconosce la divinità e la sovranità di questa persona. So what will the war be e quindi quale sarà lo scopo di questa guerra? It will be the of Jesus as God. Sarà la guerra eh, con lo scopo di lottare contro e riconoscere Gesù Cristo and come Dio. E si farà ogni sforzo possibile per cercare che le persone non obbediscano a Gesù Cristo. Allora, se consideriamo il libro di Genesi. Nel libro della Genesi l'umanità perse il diritto all'albero della vita Lo leggiamo nella Genesi capitolo 3 versetto 22 La conseguenza della nostra disobbedienza come razza umana fu la morte Genesi 2 versetto 17 e quindi da quel tempo in avanti l'umanità ha dovuto sudare per guadagnare il suo pane, per lavorare. Genesis Genesi 3:19. L'umanità ha perso il dominio sul pianeta And Satan e Satana it. ha conquistato questo dominio, lo ha rivendicato. Genesis 324. Genesi 3:24. Nella Genesi ci viene detto che abbiamo perso i nostri vestimenti della giustizia e siamo in questo senso nudi. And they were from God, 3, e l'umanità fu allontanata da Dio, Genesi 3, 23. That like that, e se Dio avesse permesso che questa situazione rimanesse così, l'umanità si troverebbe in una condizione molto triste. E quindi troviamo che il libro dell'Apocalisse è l'antitesi, il contrario del libro della Genesi. E dove il peccato ha condotto alla morte, la grazia condurrà alla vita. In Revelation, two, verse seven, Apocalisse capitolo 2 versetto 7. L'umanità viene restaurata all'albero della vita. In 2, 11, Apocalisse 2:11. Vediamo che l'umanità riceve la vittoria sulla morte perché Cristo ha vinto sulla morte. 2, 17, the Capitolo 2, versetto 17, si parla della manna nascosta. Ed è il pane che farà che non avrai mai fame. In, Genesis, in Revelation 2, 26 2, 26 il dominio sulla terra viene restaurato. In Genesis 3,5 Genesi 3, 5. White. Coloro che vincono sono vestiti in bianco. So back the robe of e allora ricevono nuovamente questi vestimenti della giustizia. No non esiste più quindi nell'Apocalisse questa separazione da Dio. That was lost in the book of Genesis, Tutto quello che l'umanità aveva perso nel libro della Genesi è restaurato nel libro dell'Apocalisse. Vogliamo allora escludere il libro dell'Apocalisse dalla Bibbia? Do you think for one that this e pensiamo forse che questa restaurazione succederà senza battaglia o guerra? You think the devil will give up his and pensiamo che il diavolo rinuncerà a questo dominio che lui rivendica in maniera libera e facile? No. No. Good and evil. Quindi il libro dell'Apocalisse contiene questa narrativa, questa storia di questo conflitto enorme tra il bene e il male. And tells us who the role are e ci dice quali sono i poteri che giocano un ruolo in questo conflitto attraverso la storia. So we need to study this book. E quindi dobbiamo studiare questo libro. Non ha forse detto Gesù nel Vangelo di Matteo 24 che l'ultimo problema sul pianeta sarebbe stato l'inganno? Allora, essere ingannato significa credere di essere sulla via giusta, quando in realtà siete sul braccio. Però in realtà la persona si trova sulla via sbagliata. E quindi, non importa se il libro dell'Apocalisse sembra eh, incredibile o forse orribile, è questo mappa, è questa via che ci permette di rimanere sulla via stretta ed angosta. Ora del libro. About the e allora parleremo quindi del libro e delle chiese questa sera. Seven e si parla di sette chiese. The book of is into of seven. E tutto il libro dell'Apocalisse è diviso in, questi, in questa sezione di sette. Seven Ci sono sette chiese. Seven letters, sette lettere alle chiese, seven stars, sette stelle, seven sette candelabri, seven sette benedizioni, seven spirits, sette spiriti, lampade, sigilli, trompe, corna, occhi, troni, teste, corone, angeli, vials, coppe e montagne. E ci sono ancora più sette eh, di questi, e questi sono solamente quelli principali. Now, this is very e tutto ciò può creare una grande confusione. And else about the Book of e poi c'è qualcos'altro sul libro dell'Apocalisse. Il libro è scritto utilizzando il linguaggio del santuario. E che cos'era il santuario? The was the plan of il santuario simboleggiava il piano della salvezza in, a in modo fisico. And the Jews had to the e gli ebrei dovevano adorare passando per questo santuario. And they had to bring a lamb into the e dovevano portare un agnello nel santuario, santuario. e dovevano quindi ucciderlo davanti all'altare delle offerte. And there was a first e poi c'era una prima sala. And there was a e c'era una seconda sala in questo santuario the first one was a E nella prima sala si trovava un candelabro. And an altar of e un altare dell'incenso. And an altar of showbread. E' una tavola del pane della presentazione e tutti questi oggetti indicano il ministero di Gesù Cristo e egli è l'agnello che toglie i peccati dal mondo E il candelabro, è la luce del mondo è l'intercessor è l'intercessore. che è in Egli è l'intercessore, è colui che intercede per noi nei cieli. E lui è il pane che è venuto giù dal cielo. E qui nel luogo santissimo si trovava l'arca del patto che conteneva la legge di Dio. E la vara di Aronne. E la manna che non marciva mai. Right? Gesù Cristo rappresenta il pane che non andrà mai a male. The high è il sommo sacerdote. Ruler Ed è il governatore dell'universo. Ed ha una legge che fu scritta su pietra. A there. e quindi qui c'è un gran significato, un grande messaggio quindi Apocalisse capitoli 1 a 3 parliamo delle sette chiese dove Gesù Cristo è la luce del mondo ma Gesù Cristo parla attraverso di persone ed è qualcosa di incredibile egli parla attraverso persone peccatrici come me L Apocalisse capitoli da 3 a 8 troviamo i sette sigilli e in lingua It's with the bread of his e nel linguaggio del santuario vengono associati con il pane della sua presenza. When we come to the in 8 to 11, e quando studiamo le trompe nell'Apocalisse 8-11, lo scenario si muove davanti a quello che è l'altare dell'intercessione, l'altare d'oro. Is e in Apocalisse 12-14 eh, si centra su quello che è la legge di Dio, l'arca del patto. E in... Revelation. E quindi nell'ultima porzione del libro dell'Apocalisse si parla di quello che è l'escatologia, quindi le cose che succedono alla fine dei tempi. How I this book when I start e come posso comprendere questo libro quando lo leggo? Ecco una struttura che vi potrà aiutare a capire questo libro. Se dividiamo il libro possiamo dire che la prima parte di questo libro è storica And the part is to the mm. e la seconda parte è escatologica cioè parla delle cose future e eh, gli eventi che succederanno alla fine dei tempi. E si incontrano con un grande Of this clash of the e abbiamo quindi questo incontro centrale dove le due parti si incontrano, dove c'è questo grande climax, questa grande guerra tra i titani, i giganti. Ma allora questo libro è stato scritto solamente per noi oppure per tutte le età del cristianesimo? Sapete quello che è meraviglioso sulla Bibbia? E che Dio non si dimentica di nessuna generazione che è vissuta sul pianeta. E quindi le sette chiese parleranno a ogni generazione che è vissuta nella storia cristiana. As well the seals and the e lo stesso sarà per i sigilli e le trompe. E quindi vediamo se possiamo vedere questi paralleli. In the seven churches, qui nelle sette chiese, in two, verse one, capitolo 2, versetto 1, dice: he, he that holdeth the seven stars walks in the midst of the seven golden. Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Allora i candelabri danno luce, illuminano. Leggiamo dal capitolo 21 alla fine dell'Apocalisse, Verse versetto 23, the e ci dice che l'agnello è il suo luminare della città. E quindi colui che cammina in, tra i candelabri infatti lui è il luminare alla fine del libro seven, Apocalisse 2, versetto 7 A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita in 22 verse two, versetto, Capitolo 22, versetto 2 Troviamo un'altra volta l'albero della vita. So when we talk about the e allora, quando uno parla di questa struttura nel libro dell'Apocalisse, cominciare a vederla lampada luce, tree, albero and we go a bit e avanziamo un po' di più. Three, but eight, Capitolo 3, versetto 8, c'è una porta aperta. 21, 25, gates never closed, open capitolo 21, versetto 25, le porte non si, fermeranno, non si chiuderanno mai, sono permanentemente aperte, quelle della città celestiale. 321, you have on his capitolo 3, versetto 21, Cristo sul trono di suo Padre. 22, e troviamo lo stesso nel capitolo 22, versetti 1 a 3, alla fine del libro. New c'è la Nuova Gerusalemme, capitolo 3, 12. 3, 12 21, e troviamo la stessa cosa nel capitolo 21:10. Apocalisse 3, 11, io vengo presto e Apocalisse 22, 7, io vengo presto. So see, up, e quindi se uno analizza in dettaglio questo libro può vedere questa struttura che esiste nel libro dell'Apocalisse. E uno si può rendere conto a dove si trova nel flusso, nell'andare della storia. You can do the same with the seven seals. E uno può fare questa analisi anche con i sette sigilli, where deals with and his dove parla del Cristo e del suo popolo afflitto. And then you have these e poi troverete che questo popolo poi viene, è seduto su un trono. E quindi un'altra volta troviamo questa struttura, il cielo che viene aperto, Apocalisse 4, 1. E il cielo aperto, capitolo 19, versetto 11. Rider on a white horse. Colui che cavalca su un cavallo bianco, capitolo 6, 2, 8. E colui che cavalla su un cavallo bianco, capitolo 19, 11. The souls of the ask for Le anime dei martiri che chiedono a Dio di eseguire il suo giudizio, capitolo 6. E qui i dei martiri sono risurretti. E qui vediamo le anime dei martiri che vengono risuscitate. Capitolo 20: see, E quindi nella parte storica certe cose vedono verso il futuro. E nella parte, eh, alla fine dei tempi, eh, vediamo che le cose succedono. So in, in 6, 16, e l'Apocalisse 6, versetto 15 e 16: i re e i generali chiedono di morire. And here in the part, they are e nella parte del tempo del fine essi vengono uccisi. Can you see that they are e potete vedere che queste due parti sono separate. The book of God's and the e poi il libro dell'Apocalisse compara il popolo di Dio con il popolo del diavolo. E quindi la trinità di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo contro la falsa trinità del dragone, la bestia, ed il falso profeta. E dobbiamo fare attenzione a capire da che lato ci incontriamo. If you to the beast group or the group. Se uno appartiene a quello che è il gruppo della bestia oppure il gruppo del dragone or the false group. o il gruppo che viene simbolizzato con il falso profeta, allora uno si trova dal lato opposto, uno è un nemico di Dio. E leggiamo nel libro dell'Apocalisse che tutto il potere è stato dato al figlio. Ma nel libro dell'Apocalisse c'è un gruppo di persone che danno il loro potere alla bestia. Do we want to be Vogliamo essere ingannati? Me, I want to know who's the Ma io voglio sapere chi è questo potere del dragone who's the beast. E chi è questo potere della bestia who's the false E chi è questo potere del falso profeta a, if I'm in that group, I'm in Perché se mi trovo eh, in questi gruppi di persone sono in un problema Leggiamo poi il, sulle chiavi della morte dell'Hades nelle mani di Gesù E le chiavi dell'abisso relazionate con il diavolo. E leggiamo nel libro dell'Apocalisse la domanda chi è come il Signore, come Dio. And the who is like unto the beast. Ma troviamo anche la domanda chi è come la bestia. A lamb that was slain. Troviamo un agnello che fu immolato. E una bestia che ricevette anche una ferita mortale, però continuò a vivere. So we have a false death and a false Quindi troviamo qui un elemento di una falsa morte e poi di una falsa resurrezione. E Gesù è colui che era e che è e che ha da venire, vi ricordate? E questo potere è rappresentato dalla bestia che vuole essere come Gesù. Apocalisse 17,8 ci dice che è la bestia che era, e che non è, e che deve venire. That you a clue. Who is that beast? E quindi questo ci dà un indizio, chi è questa bestia? The è il potere dell'Anticristo. Perché significa essere come lui, essere come lui. Like perché l'espressione anticristo significa essere, voler essere come lui, voler prendere il luogo di lui. So who to be like Jesus. E quindi qui stiamo parlando di un potere che pretende essere come Gesù. Is the beast going to be a e quindi questo potere rappresentato dalla bestia sarà un sistema religioso Or a o un sistema secolare? Beh, se vuole essere come Gesù e quindi pretendere di essere un salvatore deve essere un sistema religioso. E quindi dobbiamo scoprire che cosa, qual è la realtà che queste, questi simboli rappresentano, questi poteri. Abbiamo l'ira dell'agnello, però abbiamo anche l'ira del diavolo. E abbiamo il sigillo di Dio è contrastato col il marchio della bestia. You want to know the beast is? Volete sapere chi è quella bestia? Io certamente voglio sapere chi è la bestia, potrei riceverne il suo marchio e poi potrei eh, lasciare a un lato quello che è il sigillo di Dio. Nel libro dell'Apocalisse troviamo il nome di Dio e il nome della bestia. We have the tribes of Israel and we have the tribes of the earth. Troviamo le tribù di Israele, ma anche le tribù della terra. The armies of heaven and the armies of the earth. L'esercito dei cieli e l'esercito della terra. And the Lamb was against Satan and. E l'agnello fa la guerra contro Satana e il suo popolo. E questi sono i poteri che fanno la guerra contro Cristo e i suoi seguaci. So e quindi il libro dell'Apocalisse è un libro di... che parla di guerra e che ci pone la domanda, il quesito su che lato noi staremo. 19, Esiste quindi la cena dell'agnello in Apocalisse 19, 9 e poi il libro ci parla di quello che è la cena degli uccelli I think these are io penso che questi sono avvoltoi the e troviamo la sposa dell'agnello the e c'è la prostituta di Babilonia are the of the lamb. si parla degli apostoli del Signore dell'agnello però ci sono anche i falsi apostoli God's Gerusalemme che rappresenta la chiesa di Dio Babylon, e Babilonia che rappresenta la chiesa di Satana and Jesus is the ruler of and earth. e Gesù che viene identificato come il governatore dei cieli e della terra and the sea. e dei mari e le bestie escono, scaturiscono dal mare e dalla terra e qui troviamo tutti questi paralleli nel libro dell'Apocalisse non è troppo difficile da capire e non è quindi troppo difficile da capire. E quindi, in essenza, quello che dobbiamo capire è che cosa rappresentano questi simboli e che cosa Dio ci vuole dire. And where must we find the e dov'è che dobbiamo trovare le risposte? Give us the Chi è che ci darà le risposte? The Bible must give us the... la è la Bibbia che ci deve dare le risposte. Non posso definire il pezzo con qualche io non posso definire chi è il potere della bestia con delle considerazioni semplicemente moderne è la Bibbia che deve definire chi è questo potere della bestia, è è bestia. oppure chi è il potere del dragone o, o chi è il potere del falso profeta la Rivoluzione ci dice che questo falso profeta creerà L'Apocalisse ci dice che questo falso profeta creerà dei segni e dei miracoli e, e delle cose incredibili e che le persone saranno meravigliate, stupite. So it is a e ancora una volta vediamo quindi che è un sistema religioso. I would be very of on this Io quindi farei molta attenzione a tutti questi sistemi religiosi sul pianeta e li controllerei in modo dettagliato sono sistemi che vengono dall'agnello oppure sono sistemi che vengono dal dragone so, now let's go into the seven e quindi parliamo adesso delle sette chiese dell'Apocalisse e quindi serviamo nelle nostre menti questi simboli dei quali abbiamo parlato quindi sette chiese Revelation? Dunque, dov'è che l'Apocalisse parla delle sette chiese? Right L'Apocalisse ci parla delle sette chiese giusto all'inizio del libro. Domanda. Ci troviamo quindi nella parte storica del libro oppure nella parte escatologica del tempo della fine? We're in the arm. Ci troviamo nella porzione storica. E quindi questo ci aiuta, allora possiamo vedere che questa sera parleremo della storia del cristianesimo. So right e quindi devo capire la struttura del libro per poter ubicarmi eh, dove sono nel libro. Apocalisse 1.11 che diceva io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro. And send it unto the seven churches, yeah. E mandalo alle sette chiese che sono in Asia. Now, what the mind allora, quello che mi meraviglia grandemente sequence, è che Dio mise in questa sequenza logica, è una sequenza fisica infatti, perché è così che la, eh, il cammino postale dell'antichità funzionava. In that sequence, Esattamente in quella sequenza. And each one of the names has a e ogni nome di queste chiese ha un significato specifico. Now, the names are Ephesus, Eccovi quindi i nomi. Efeso. Smyrna. E Smyrne o Smyrna. Pergamo. Tiatira. Tiatira Sardes, Sardi, Filadelfia, Filadelfia, E Laodicea. Ma che cosa significa? Sono semplicemente dei nomi, These are places, sono dei luoghi, ma hanno un setting storico che hanno ovviamente anche un significato storico. Quelle lettere furono scritte solamente per quei tempi oppure anche per i nostri tempi? In e Dio forse interessato a una generazione nella storia oppure a tutte le generazioni nella storia? All tutte le generazioni. And we are e noi siamo fortunati che viviamo alla fine dei tempi perché possiamo vedere il quadro completo. E io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me. And being turned, I saw seven e come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro. Ed è il prossimo versetto che troviamo nell'Apocalisse. Aiutatemi. Where is Jesus here? E dov'è che Gesù si trova in questo momento? Nel linguaggio del santuario lo troviamo nel santuario, però dove nel santuario? He's in the holy place. Si trova nel luogo santo, right? corretto? Quindi nel trascorso di questa storia non ci troviamo ancora nel luogo santissimo, comes much later. arriva molto più tardi nel libro dell'Apocalisse so e storicamente ci troviamo nella prima parte dell'era cristiana. E il versetto 13 ci dice, e in mezzo ai sette candelabri vidi uno simile a un figlio d'uomo. So e allora questa narrativa ci viene detta da chi? Yeah. È, è Gesù yeah. stesso che comunica. The of every story in the Bible. Lui è sempre il centro di ogni narrativa nella Bibbia. A fancy word for that. E c'è una parola elaborata tecnica che descrive questo. Every story in the Bible Ogni storia nella Bibbia has an which the call ha un aspetto che i teologi chiamano soteriologia, the story of che parla della storia della salvezza. All right, so Jesus is the e quindi Gesù si trova tra questi candelabri. So he's the high that into ed è quindi il sommo sacerdote che è asceso al cielo the light of the world. ed è la luce del mondo. E lui eh, diffonde e dà questa luce per mezzo di chi? You. Per mezzo di voi. And me. E per mezzo mio. We're supposed to be the reflection of that light to the world. Noi dovremmo essere coloro che riflettono che danno questa luce al mondo. And so he is addressing this to the pastors of those churches. E quindi queste lettere vengono dirette a coloro che sono i leader, i pastori di queste chiese. Minor, right e qui vedete nella foto la via di, eh, postale in, in quella regione che era chiamata in quei tempi Asia Minore e qui si trovano anche le città. Ephesus. Vedete Efeso, Smyrna e poi Smirne o Smyrna, Pergamon. Pergamo, Tiatira, Tiatira Sardis, Sardi, Filadelfia La e Laodicea. Vediamo che il Signore è anche uh, al controllo anche sulla geografia. Now, to this one. Ma ascoltate bene. Write the which thou hast seen, Scrivi dunque, versetto 19, le cose che hai visto, and the which are, quelle che sono, e le cose che dovranno e quelle che stanno per accadere dopo queste. Okay. How do I read the book of Bene, come leggo il libro dell'Apocalisse? E come posso interpretare queste sette chiese? The one the Perché che è colui che è tra i candelabri... The seven stars are the of the seven Ci dice, le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese. E i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Bene, 19. Scrivi dunque le cose che hai visto, are... quelle che sono. And we'll e quelle che stanno per accadere dopo queste. So the seven must have the story. E quindi queste sette chiese devono avere la storia what was, di quello che era, what is, di quello che è. E di quello che avverrà. So a sweep e quindi esse rappresentano una panoramica, una carrellata della storia del cristianesimo. And it has an for every e quindi hanno un'applicazione per ogni generazione di questa storia. Right, let's go to those quindi consideriamo queste chiese in dettaglio. This is a of Eccovi una foto di Istanbul. With the the Bosporus, then. Uh, Con il ponte che passa per il Bosforo, lì. Ed eccomi qua quando era giovane e forse un po' più brutto. And, uh, Però vi voglio portare lì. E quando mi incontravo in quei luoghi eh, mi recai su una collina. E durante l'Impero ottomano costruirono queste grandi fortezze per occuparsi dell'aspetto militare. This was of the okay, questa of Perché questa era ovviamente la capitale orientale dell'Impero romano. And while I was on hill, there was a e quando mi trovai su questa collina c'era una cerimonia di matrimonio. But it was, you know, like those ones. Però era, sapete, così come queste cerimonie medio orientali. So the bride was in pink. E allora la sposa era vestita di rosa. E lo sposo era vestito di bianco e la faceva vedere a tutti. So this is like a this is not the e questa era una cerimonia di eh, pre matrimonio, non era proprio la cerimonia del matrimonio. Un po' più tardi eh, sarebbero tornati e si sarebbero sposati, però lei sarebbe stata vestita in bianco. E questo mi fece ricordare quello che è la storia dello sposalizio delle nozze dell'agnello. Perché noi siamo fidanzati all'agnello. E dell'agnello, che è colui che è di bianco. E un giorno lui tornerà e prenderà la sua sposa, la chiesa. E penso che anche a lui piace fare vedere la sua sposa, così come faceva questo giovane sposo nella foto. E lui è arrivato e la porta in questo bel carro.

And to die for their e sono pronti a morire per la loro religione. And they so about to do what is right. E prendono molto seriamente il punto di fare quello che è giusto. And world is with like that. E tutto il mondo è pieno di religioni come questa. This is Sofia. Ed eccovi qui Santa Sofia. You know that that used to be a yes. E sapete che questa era una chiesa cristiana? And today there are and it's a e oggi ci sono dei minareti attorno a questa chiesa ed è una moschea musulmana. And I in that place. E sono entrato in questo luogo. And when you look the top, e quando vedete in alto, there are ci sono delle, dei quadri, dei dipinti. Dei dipinti cristiani. E quando i musulmani hanno conquistato il cristianesimo e hanno espulso i cristiani, hanno preso i cristiani. Wash paint and they painted the clothes. E hanno preso della pittura bianca e hanno pitturato questi dipinti. Ci hanno pitturato sopra. Took... Ah, sì, che... E quindi il cristianesimo sparì e un'altra religione prese il suo luogo. You know, and and Però io mi sono messo a guardare e ho visto che in certi posti quest questa pittura bianca e cominciava a andare via. E questi pittori più antichi, cristiani, sono e questi questi anziani dipinti, antichi dipinti cristiani, cominciavano a, a vedersi. Myself, you know, so e ho pensato, ma guarda, questo è un grande simbolo. In, in questo luogo uno trova questo, questa mescolanza. E il mondo dei nostri giorni sta mescolando anche la religione. Il mondo musulmano non mette Gesù a un lato, lo venera, però nega fortemente che è il figlio di Dio. E nega che è Dio. Però il libro dell'Apocalisse ci dice che lui è l'onnipotente. E in quel luogo troverete anche la statua di questo cavallo. That's the story of Troy. You the story of e sapete, Troy? ci parla della storia di Troia. Conoscete la storia di Troia? Come queste persone si erano nascoste nel cavallo. And the took this horse e gli abitanti della città di Troia avevano ricevuto il cavallo e l'avevano portato nella città. E quella sera stessa, prima che se ne rendessero conto, i soldati uscirono dal cavallo e distrussero la città. You know what? I'm e sapete, io sono un po' preoccupato has its horse. perché il cristianesimo ha anche il suo cavallo di Troia And under have e quindi di nascosto, in un modo mascherato dai nemici, sono entrati nel cristianesimo e l'hanno preso prigioniero. And today you cannot distinguish true Christianity from any of those false systems out there. In uno non può now the amazing thing is that these seven churches, that the meaning of the name and the character is built into the word of that name of that city. Quello che è meraviglioso è che quando parliamo di queste sette chiese è che il significato del loro nome, il carattere è insito nella parola del nome di quella città, di quella chiesa. In letters, e in ognuna di queste lettere scritte a queste chiese c'è un elogio. In two. Però due di queste chiese non hanno questo elogio. Troviamo un rimprovero in tutte queste chiese. In one. a parte due chiese council, e c'è un consiglio and a e c'è una promessa e ricordatevi che queste sono le chiese che si trovano nelle mani dell'agnello e sono la sua chiesa so let's go to quindi cosa diremo? quindi Efeso It comes first. è la prima chiesa So it must the first part of the era. E quindi deve rappresentare quello che fu la prima parte della storia dell'era cristiana. Now, what do we find in e che cosa troviamo a Efeso? It was a city. Era una città portuale, cosmopolitana. And here is one of the of that city. Ed ecco una delle vie antiche di questa città. I would say it goes to about AD 100. Penso più o meno dei cent'anni dopo Cristo, questo è il periodo della storia del quale stiamo parlando. The AD is not very today Anche se l'espressione dopo Cristo è un'espressione che non si accetta di buona lena in certi ambienti. The name of is not very Perché il nome di Cristo non è qualcosa che è benvenuto. So e oggigiorno si dice, o almeno in inglese, e dopo l'era comune. They had, they had the seat of Diana. E nella città di Efeso avevano la sede della Dea Diana. And the the e lei era conosciuta come la madre degli dei. E il tempio della Dea Diana fu costruito nell'anno 480 a.C. se lo leggete nei libri, troverete che Paul Had this all the time with Diana. e se leggete nella Bibbia troverete che Paolo ebbe un problema con questa dea Diana ed è interessante vedere che la chiesa primitiva cristiana nella storia e nel consiglio di Efeso che ebbe luogo nell'anno 451 d.C. Gave the title of God to Mary. Diede il titolo Madre di Dio a Maria. That non è interessante? È affascinante. E all'angelo della Chiesa di Nefeso scrivi. Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, labor, la tua fatica patience, e la tua costanza and how you bear them which are evil. e che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono e li hai trovati bugiardi e tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Allora Gesù è orgoglioso di questa Chiesa. Da loro un elogio. And, e poi? Notate che loro hanno messo alla prova le persone per vedere se erano dei veri o dei falsi profeti. So they must have been of the word. Quindi doveva essere una chiesa che studiava la parola di Dio. E secondo e hanno messo alla prova queste dottrine secondo le scritture. And knew their e conoscevano la loro Bibbia. They could tell the false from the true. Perché potevano distinguere tra il falso e il vero. So this is the early e quindi qui parliamo di quella che è la Chiesa primitiva. A Però ecco il problema, Apocalisse 2.4. Ma io ho questo contro di te che hai lasciato il tuo primo amore These were on fire for God. quindi queste persone erano totalmente innamorate di Dio totalmente dedicate a Dio and they knew conoscevano le loro Bibbie but they però hanno rilassato il suo afferrarsi a Dio quindi il da dove e e allora il Signore dice loro, ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti works, e fa le opere di prima e se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro. E allora notate bene. Has, Versetto 6, tuttavia hai questo che odi le opere dei Nicolaiti che io anche che odio anch'io. Nicolaiti. E chi sono i Nicolaiti? I Nicolaiti, ci dice la storia, era una setta che eh, metteva a un lato la legge di Dio. Abbiamo delle chiese nei nostri giorni che mettono a un lato la legge di Dio? Sì o no? Esistono delle chiese dei nostri giorni che dicono che la legge è stata abolita. Ed è anche interessante che, se uno analizza questa parola dei Nicolaiti, There are many, many troviamo molti simboli. Uno dei nickname del è Old Nick. Uno dei nomignoli in inglese del diavolo è proprio il vecchio Nick, il vecchio Nick Nicola. Yes, Nicholas, you end. Quasi very... sì, Nicola. Hai detto bene. Yes, yeah, so if you follow old Nick, you're in trouble. E allora se uno segue questo vecchio nick potrebbe avere dei problemi. So to do, you have to e quindi c'è un'opera da fare uno deve vincere, dice il testo. And you will get to the tree of life. E poi si riceverà l'accesso all'albero della vita, dice la promessa. Quindi la prima quindi la prima chiesa della storia è basata sulla Bibbia, fondata sulla Bibbia. Right Può distinguere tra il bene e il male, il giusto e il falso. The e tramite le scritture si possono determinare chi è un profeta o un apostolo falso e uno vero. This is the of in Ed eccoci nella città di Efeso, nella via dei Cureti. And were all these e qui c'erano tutte queste statue. E se una persona era ricca, si poteva far fare una statua then you pay rent, e uno poteva pagare un affitto and you can stand there. e poteva mettere la sua statua lì in quella via. And think you're great. E le persone che passavano potevano pensare che eravate la persona più grande del mondo. Here is the of Trojan, ed ecco il tempio per l'imperatore Traiano. Perché questi imperatori erano tutti adorati come dei dei. Ed ecco una ricostruzione del comune e della biblioteca. Ed ecco un altro tempio dell'imperatore Domiziano. Ecco un'altra foto di questo tempio. Ed ecco le fontane e dei bagni e delle persone importanti. E in mezzo a tutto questo errore paganesimo, insomma, there was a esisteva una chiesa che basava le sue dottrine sulla Bibbia. These are pipes that they dug out there. Ed ecco dei canali dei condotti che hanno scavato. That so they had warm water. E notate che hanno dell'isolazione, quindi eh, la città aveva dell'acqua calda. And these were the Ed ecco i gabinetti, i servizi pubblici. E went. uno faceva quello che doveva fare e sotto c'era un fiume e uff, le cose andavano via. Flash. E quindi un tirare l'acqua automaticamente. E le terme di scolastica erano molto molto ricche. E ovviamente adoravano anche la dea Artemide. E notate, notate tutti i seni che lei ha. Lei era la madre di tutti su questa terra e lei nutriva tutte queste persone. And here was this where Paul those who this Ed ecco questo anfiteatro dove Paolo ha confrontato coloro che adoravano questa dea. Quindi ricordate che c'è sempre una confrontazione tra la e ricordatevi che esiste sempre un, un, un confronto tra quello che è l'adorazione della dea e l'adorazione al vero cristianesimo. And, you know, you the... E vedendo queste foto uno si può immaginare Paolo che sta camminando per questa strada. E nell'ultimo confronto diretto uh, non hanno permesso a Paolo di venire perché l'avrebbero lapidato. Ed ecco qui il porto dove i battelli si ancoravano. Per oggi non troviamo più un oceano lì, non c'è niente, non c'è mare. Perché? Perché nell'800 d.C. Efeso non era più una città portuale. Perché il piccolo portato così molto che è diventato. An city. Perché il piccolo fiume aveva portato così tanto eh, sedimento che è diventata una città en di entroterra. Ed ecco qui una costruzione molto interessante. If you go to Ephesus, Se andate ad Efeso, which was the seat of the Diana, che era la sede della dea Diana, who was the of God, che era la madre degli dei. Vi racconteranno che è lì dove, la Ma Maria, dove Maria, la madre di Dio, uh, visse. But of knows that that is a Ma tutti sanno che ovviamente questa è una falsificazione dei fatti.